Beh ragazzi, qui è Ron e bentornati. Eccoci qui con un nuovo video, sono qui oggi con voi con un nuovo episodio del Fuck You Time. È un sacco di tempo che non ne faccio uno. Gli ultimi li potete trovare tipo qua, qua e qua. Era una vita che volevo fare questa cosa per farvi apparire le iconcine da cliccare di fianco per tornare ai vecchi Fuck You Time, nel caso voleste vedere come erano fatti. Qualche domanda magari che è stata fatta in passato e quindi non posso riproporvi in questi episodi. Da oggi li voglio iniziare a fare con la webcam, perché molti di voi mi dicevano già dai tempi: sì, bello il Fuck You Time, però magari non metterci un gameplay sotto fallo direttamente con la webcam, con qualcosa. Dato che ai tempi non l'avevo e l'ho presa recentemente, negli ultimi video come avete potuto vedere li faccio con la webcam, cioè ho la webcam disponibile. Facciamo un Fuck You Time con la webcam direttamente io con voi. Dato che comunque è il primo che faccio così, sto ancora vedendo un po' come organizzarlo, come impostarlo. Fatemi sapere se vi può piacere una rubrica del genere, comunque per aver modo insomma di parlare, dialogare direttamente tra me e voi che fate le domande. Ovviamente le domande sono veramente tante, come potete vedere dall'immagine che faccio adesso. Erano veramente tante perché ho fatto il post su Facebook dove mettere le vostre domande. E sì, le ho lette tutte. Ho estrapolato diciamo quelle 10-15 domande, adesso non mi ricordo quante ne ho prese, che possono magari essere più votate, più interessanti, un po' magari anche simpatiche alcune. E niente, poi moltissime altre erano altrettanto simpatiche e divertenti e interessanti, che però se tutto va bene ve le vorrò far vedere nei prossimi episodi. Se a voi vi piace questa serie fatemelo sapere, magari con un mi piace, con un commento, qualsiasi cosa vogliate fare. Detto questo, iniziamo subito con la prima domanda. Allora ragazzi, la prima domanda è quella che ha avuto più voti su Facebook, perché, mi stavo dimenticando, fino ad oggi ho fatto le domande su Facebook con dei post ben precisi dove scrivere le vostre domande. Da questo video in poi scrivete pure le vostre domande qua sotto nei commenti, magari scrivendo fuck you, FAQ, per scrivere la vostra domanda, e magari anche appunto mettendoci magari un commentino, non soltanto lasciando lì la domanda sotto e basta, magari farmi sapere un po' come è andato il video. Detto questo, questa è stata la domanda con più voti su Facebook, e ce la fa Bernardino che chiede: ma se le mucche brucano, i bruchi muccano? Questa è stata la domanda con più voti su Facebook. Va bene, seconda domanda. Allora, la seconda domanda ce la fa Roberto, è anche stata una domanda che moltissimi altri hanno fatto, è: cosa ne pensi del gameplay di GTA 5? Il gameplay che è uscito pochissimi giorni fa, abbiamo tutti visto insomma questo trailer di gameplay, insomma, dove si poteva vedere un po' di scene di gioco. Vi posso dire che io sono felicissimo, sono rimasto sorpresissimo come penso tantissime altre persone. Non ho ancora sentito, vi giuro, uno che critichi pesantemente. Sì, i trattori stanno passando qua fuori. Comunque dicevo che non ho ancora trovato qualcuno che abbia criticato pesantemente questa cosa, che è raro. Comunque si preannuncia che possa essere diciamo il gioco dell'anno, quantomeno per le console di generazione attuale, perché uscirà su PlayStation 3 e Xbox 360. Io sicuramente lo prenderò, perché comunque ci sarà da divertirsi all'infinito. Ci farò anche dei video molto probabilmente, quindi sia da solo magari sul mio canale, poi comunque magari con Johnny come abbiamo sempre fatto sul suo canale. Abbiamo in mente tante belle idee, sicuramente ci sarà tantissimo da fare, e il gioco in sé proporrà tante cose da poter fare in modo diverso, insomma tante idee. Sicuramente sarà un gioco che prenderò e che ci faremo video sia io che tutti gli altri, questo poco ma sicuro. Prossima domanda, Valerio chiede se andrò al Games Week. Allora io vi posso dire che farò di tutto, io spero di poter tornare al Games Week anche quest'anno, che poi sia anche Games Week o Romix o tutte quelle fiere insomma a livello italiano che vengono fatte di questo tipo a livello videoludico e non solo. Perché dopo aver visto gli ultimi eventi l'anno scorso sono veramente rimasto contentissimo, sono delle esperienze bellissime, sono quelle poche volte dove possiamo incontrarci veramente con tantissimi di voi, parlare, chiacchierare, incontrarci, quindi veramente io farò di tutto e spero anche comunque di poter venire. Ovviamente non verrò da solo, molto probabilmente non verrò da solo nel caso in cui io venga, verremo con il maggior numero di amici possibili, noi gruppo di YouTube, altri amici youtuber, quindi faremo il possibile perché sono veramente delle esperienze incredibili. E niente, vedremo, vi farò sapere ovviamente aggiornandovi su Facebook o da qualsiasi altra parte nei video, lo saprete insomma se riusciremo a venire, ma faremo il possibile. Lorenzo chiede un tour della mia camera e della mia postazione da gaming. Ora, io lo odio e anche allo stesso tempo lo ringrazio e lo stimo tantissimo, perché grazie a lui la mia cameretta è stata sistemata dopo tipo 2 anni che ci vivevo dentro e che era il disordine più apocalittico della storia. Quindi vi farò vedere brevemente, perché non voglio perdere tipo 8-9 minuti a farvi vedere ogni cosa della mia cameretta. Farò un piccolo vloghino col cellulare adesso perché ho la webcam qua, non posso spostarla direttamente in questo momento.
il disordine c'è ancora, ecco, diciamo, però diciamo faccio vedere un attimino com'è, anche perché non è una postazione della NASA o qualcosa di straordinario, ma adesso vedrete tra pochissimi secondi. Ok ragazzi, eccoci qua, piccolo giro panoramico della mia cameretta, scusate la qualità, però siamo qua col cellulare e quindi sono un po' di riflessi di sole come vedete qua, madonna che abbaglio, dal balcone. Velocemente qua abbiamo un po' di scarpe, l'armadio, girandomi, ecco, non è che è molto grande come cameretta, è tranquilla, insomma qua c'è tutta la postazione, il letto che avete sempre nei vlog, sopra si sposta così l'armadio, qua ci sono un po' di coppe, un po' di palloni, presi in passato, insomma, quando giocavo a calcio negli scorsi anni. Qua abbiamo i giochi, che non sono tantissimi, adesso non riesco neanche a leggerli tutti perché ci impiegherei una vita, un po' di pupazzetti che non fanno mai male dall'infanzia, e per finire, per andare insomma nel lato gaming, non è che abbia chissà che cosa, ragazzi, qua intanto la postazione del momento per registrare il FAQ time, vedete l'utilizzo e l'utilità del dizionario quanto è importante nella vita di una persona. Comunque, qua ho un televisore, è un 21 pollici, 22 pollici forse, della Medion. Qua l'Xbox Slim, che tra l'altro non è neanche mia, ma è stato mio fratello e mi sta minacciando da mesi di ridargliela. Qua joystick, cuffie varie, queste sono le cuffie che uso per fare i commentary. Queste sono quelle che uso per giocare, queste sono le Triton, queste qua invece sono le Turtle Beach. Vari joystick, tutto quanto, la tastiera che si illumina perché sennò di notte schiaccio 5 tasti e non ne azzecco uno. Computer tranquillamente questo qua, che è un buon computer, è un i7, 8 giga di RAM, niente di eccezionale, però tra un po' di rischi di distruzione che ha avuto negli scorsi mesi, adesso meno male si è un po' ripreso e quindi finché va. Poi c'è un hard disk esterno da 2 tera che sennò non sapevo più dove mettere i file, il modem e fili a random, insomma, bene o male questo è, quindi ecco, insomma. Ah, tra l'altro lì ci sono 50 gradi, c'ho un ventilatore da collegare e non ho voglia di farlo, quindi soffrirò nel caldo per ancora qualche giorno finché non mi scioglierò e deciderò di attaccarlo. Detto questo, penso di aver fatto vedere abbastanza della mia cameretta e torniamo nel video. Olè ragazzi, fatto il giretto della cameretta, che non è un granché come vi ho detto, però insomma non mi lamento, ecco, va tranquillamente bene, ecco, diciamo. Andiamo con la prossima domanda che me la fa, io leggo là perché ce l'ho al computer, come avete potuto vedere le domande. Federico che chiede: potresti farci vedere la tua casa e la tua famiglia presentandoci i tuoi eventuali fratelli nel caso, o anche genitori vari? Allora ragazzi, la casa magari un'altra volta, perché sennò diventa un tour questo video, quindi magari un'altra volta vi farò vedere un po' anche le altre stanze, per oggi basta la cameretta, diciamo. Per quanto riguarda genitori e fratelli, allora io ho un fratello che però vive con mia madre perché si sono separati recentemente, insomma 2-3 anni fa. Io adesso vivo da 2-3 anni con mio padre e mio fratello vive con mia madre, e quindi non posso farvi vedere mia madre e mio fratello, però mio padre. Pa! Vieni un attimo! Dai! Devi dire ciao! Ciao! A posto, l'abbiamo fatta. Mission Impossible! Ce l'abbiamo fatta! Prossima domanda la fa Luca De Felici, che mi dice: come ti organizzi per fare un video? Descrivi tutto ciò che avviene 10 minuti prima che cominci a registrare. Grande Giastone, vabbè, grande te. Comunque ragazzi, 10 minuti prima che inizio a registrare, allora facciamo mente locale. Diciamo che in linea di massima di solito, insomma, qualche giorno prima che faccio un video mi faccio una vaga idea di come voglio strutturare il video. Ovviamente adesso vi faccio un'idea random su un video, ipotizzate un live con la webcam, che poi il tipo di live ogni volta varia, e comunque ci penso qualche giorno prima su come fare, sulle idee insomma da avere per poter fare il video. Poi una volta, diciamo, materialmente, quando arrivo a fare un video, insomma sistemo un attimino la cameretta, quello sì, perché come vedete se qua ci fosse tipo una montagna di vestiti e roba dietro magari sarebbe poco bello da vedere. Poi il resto, non so, sistemo la webcam, la posiziono, faccio partire il programma del PVR per registrare insomma il gameplay, faccio partire il programma della webcam, mi metto queste cuffiette qua che sono collegate al computer e quindi non hanno niente a che vedere con l'audio di gioco, però registrano nel microfono quando parlo in modo abbastanza nitido rispetto magari alla webcam o qualsiasi altra cosa in questa cameretta.
così da avere insomma tutto pronto, tutto fatto, e in quel momento poi inizio a fare e registrare il video, e a fine del video poi c'è tutto il procedimento di montaggio, di caricamento su YouTube e tutto il resto, insomma, bene o male così. Prossima domanda, Edoardo chiede: fai un vlogghetto con il tuo cagnolino? Allora ragazzi, anch'io c'ho un cagnolino, insomma, lo avevo, però in questo momento c'è la mia madre che vive con mio fratello, tipo da un'altra parte, in un altro paese qui vicino, però non qui in modo che io possa farvelo in questo momento. Forse se riesco vi faccio vedere un piccolo video che ho registrato qualche giorno fa, che ho messo su Instagram, dove quantomeno vi faccio vedere che tipo di cagnolino è uno Shih Tzu piccolino, insomma. Bellissimo, perché mi piace tantissimo come cagnolino, gli voglio un mondo di bene. Purtroppo adesso non posso più averlo qua con me tutti i giorni, lo vedo una volta a due settimane. Quindi spero di farvi vedere il video tra qualche secondo. Bea, vieni qua, guardalo qua il cellulare, guarda. Vieni qua, vieni, Bea, vieni qua, fai un saluto, fai ciao, di ciao qua. Edoardo chiede: sai dire 10 volte di fila riagomitolamelo? Come cazzo faccio? Allora, riagomitolamelo. Non so che versi ho fatto mentre lo dicevo, perché mi sentivo un po' contorto nel riuscire a... Ce l'ho fatta. Anche questa è andata. Pasquale chiede: quali sono i tuoi libri e film preferiti e quali sono i tuoi generi favoriti? Che poi, per non ripetere, giustamente due volte preferiti. Comunque, allora, ragazzi, libri penso che non vi posso dire molto, perché non sono un grande amante della lettura. So che è brutto, dici non leggi, stronzo. Non mi piace tanto leggere, perché è, diciamo, è troppo lenta il susseguirsi degli eventi rispetto magari a vedere un film, che in due ore vi fa vedere tante cose. E beh, il libro magari ci impiego veramente troppo tempo a leggermelo tutto, e vorrei subito, insomma, vedere come va a finire. Quindi non amo molto leggere. Gli ultimi libri che ho letto sono stati tutti gli Harry Potter, che comunque mi hanno preso tantissimo, e mi piacerebbe tanto leggere anche tanti altri libri. Magari lo farò anche in futuro, però in questo momento non vi posso dire bene qual è il mio genere preferito, perché non ho una grande cultura a livello di lettura. Per quanto riguarda i film, invece, mi piacciono tanti generi diversi. Mi piacciono moltissimo quelli psicologici, che poi possono essere ad esempio Beautiful Mind, Shutter Island, o tipo quei... anche gli horror e i psicologici, diciamo, in linea di massima. Tipo, se poi si mischiano assieme, come L'Enigmista, che è un mix di horror e di film psicologico, dove sono tutti tranelli, misteri, insomma queste cose qua. Tipo Saw è stata forse la saga più bella che abbia mai visto, per mio giudizio personale. Poi tantissimi altri film mi piacciono molto gli horror da vedere con gli amici, insomma, da tenere un po' alta l'adrenalina. Mi piacciono moltissimo quelli psicologici, per cercare sempre di entrare un po' nella mente delle persone, così. E poi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Fate conto che ho visto anche Fast and Furious ultimamente, ho visto Iron Man, tanti generi diversi, mi sono piaciuti tutti quanti moltissimo. Quindi abbastanza vario come parco, insomma, di generi che mi piacciono, insomma. Siamo arrivati quindi, ragazzi, all'ultima domanda, che la fa Alberto, che chiede: quando purtroppo smetterai di fare video su YouTube, pensi che la tua vita cambierà molto e cosa ti mancherà di questi anni passati sul tubo? Ma ovviamente penso che ci sarà una fine di questa carriera su YouTube, perché non penso di arrivare fino ai 40 anni facendo video su YouTube. Ovviamente io vado avanti ancora tranquillamente, sorridente, finché ci avrò voglia, tempo e la possibilità di fare video. Però nel momento in cui un giorno dovrò dare un addio per motivi superiori, per dei lavori che dovrò fare, per una famiglia, qualsiasi altra cosa che possa essere in un futuro, sicuramente la routine della mia quotidianità cambierà molto, e all'inizio potrei anche sentire un attimino il contraccolpo, nel senso, perché comunque l'abitudine di comunque visitare YouTube, controllare i messaggi, commenti, avere magari le idee per fare nuovi video, mettersi qua a registrare, fare tutto quanto fa parte in questo momento anche della mia vita, come quella di moltissimi altri ragazzi. Quindi sicuramente sarà un po' brutto come prime volte, poi magari con calma riuscirò a farmene una ragione, insomma, in fin dei conti.
sicuramente mi mancheranno tantissime cose. Spero che molte cose comunque possano rimanere anche dopo magari un addio da YouTube, come possono essere delle amicizie molto grandi che ho creato assieme a tantissimi amici qui su YouTube, come tutto il resto del gruppo. Insomma, che ci possiamo sentire anche nel momento in cui un giorno uno non continua a fare video, dato che comunque un'amicizia, secondo me, se è una vera amicizia, va al di là, insomma, di questa passione in comune per dei videogiochi. Ovviamente anche questo fa moltissimo, però spero comunque di poter continuare a sentire anche questi miei amici dopo che magari qualcuno smetterà di fare YouTube. Mi mancheranno tantissime cose, ragazzi, insomma, non so adesso come potrei dirvelo, perché non ho idea di come potrò vivermelo nel momento in cui succederà. Però sicuramente so già che mi mancherà tantissimo questa routine, tantissimo poter mettermi qua, registrare tranquillamente, parlare a tanta gente, potermi confrontare, vedere quello che pensano gli altri, poter insomma creare dei rapporti con tantissime altre persone. Poi insomma non ve lo posso dire, vedremo quando succederà. Non voglio neanche pensarci in questo momento, perché insomma spero che possa essere un qualcosa che succederà il più lontano possibile da oggi. Quindi questo è quanto, bene o male. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio del Fuck You Time. Io spero che vi siete divertiti. Comunque è uno dei primi che faccio con la webcam, spero di migliorarli magari con il tempo, pian pianino. Fatemi sapere se ne volete altri in futuro. Spero di riuscire a farli non ogni 7-8 mesi come erano con gli ultimi, ma con un po' più di regolarità. Lasciate magari un bel mi piace, nei commenti lasciate magari un commento per il video e magari anche una domanda se volete lasciarla. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi saluto, a presto al prossimo video qui a Ron, ragazzi, bella!